comunque collocarsi dal punto di vista politico a esprimere solidarietà a chi ha il coraggio di dire un dato di fatto assolutamente incontestabile, tant'è che se qualcuno ha letto i giornali nei giorni passati, ieri sul Mattino è uscito un articolo dove Ronghi e Bossa, candidati del PD e del PDL, del centrodestra e del centrosinistra, invitavano la magistratura ad intervenire proprio perché esiste una, diciamo, una diffusa pratica dello scambio di voti e della compravendita dei voti. Allora se si dovesse applicare la stessa legge e lo stesso principio che è stato applicato per Fabiola D'Alisio, a questo punto bisognerebbe che lo applicassero anche per Ronghi e Bossi. Evidentemente questo non avverrà perché non c'è l'interesse di reprimerli. Comunque è estremamente indicativo che anche i rappresentanti dei partiti ufficiali oggi sentano il bisogno, sentano la necessità, lo sentano il dovere in qualche modo o per qualche ragione di denunciare quello che sta accadendo, ed è anche questo estremamente, estremamente indicativo della situazione che si sta vivendo. Vedo Lidia che si è avvicina alla nostra vicino Brescia, pure altri sarà arrivando anche il candidato presidente. Provincia di Ragazzi, e va direttamente.